Complesso intervento di soccorso ieri sulla vetta orientale del Gran Sasso, il primo di una cordata di alpinisti romani precipitandosi è infortunato al quarto tiro della via al Letto Cravino. Un elicottero del 118 dell'Aquila, allertato dal rifugio Franchetti, ha imbarcato ai prati di Tivo i tecnici del soccorso alpino della stazione di Teramo e li ha elitrasportati direttamente in parete. L'alpinista romano, ferito ma non in pericolo di vita, è stato trasportato a San Salvatore dell'Aquila. Il conduttore Rai Massimiliano Ossini, impegnato in un'escursione personale, ha assistito per caso all'intervento e ha ripreso le operazioni di recupero, consentendo la diffusione del video da parte del soccorso alpino. Stiamo seguendo il soccorso, guardate, c'è l'operatore del soccorso che si sta calando col pericello. Intanto hanno già scaricato un altro operatore, sono attaccati alla parete, credo che forse saranno in due ad aver avuto dei problemi. Speriamo che non sia grave. L'elicottero come si avvicina alla parete, guardate, ecco, adesso chiamiamolo il secondo operatore perché il primo già in parete sicuramente avrà assicurato la persona che è in difficoltà. Guardate le pale dell'elicottero come si avvicinano alla parete, la bravura del pilota, la mano fredda, per questo noi sempre diciamo andate con le guide, andate sempre con la testa, perché quando le condizioni oggi certo ci sono, magari è stato un incidente perché ci può essere, però spesso ci sono, troviamo anche persone imprudenti, loro rischiano sempre la vita, sempre, a ogni chiamata loro partono con la nebbia, col freddo, col vento, con il sole e ci vengono a salvare. Gli angeli custodi sono, guardate. L'altro operatore a bordo dell'elicottero sarà bisogno sicuramente di calarlo. Una macchina straordinaria, riesce a volare, riesce a fare queste operazioni anche con semplicità, fortunatamente la tecnologia ci è venuta comunque a dare una mano, ma loro hanno un sangue freddo e possiamo testimoniare perché vogliamo in condizioni anche più estreme con loro, anche quando abbiamo fatto soccorsi durante il periodo di